un tuo gran gol dopo 4 minuti aveva dato il là a quella che sembrava una serata, diciamo, positiva, magari con una vittoria, poi è arrivato questo gol, no? Un po' all'improvviso, un po' inaspettato. Sì, sicuramente siamo partiti bene, come abbiamo fatto tutto il primo tempo, poi ci è mancata un po' di fortuna, come ho detto prima, anche per chiuderla subito, però le partite vanno così e è un punto guadagnato. Ovviamente non te l'aspettavi che Touré ti desse la palla e ti lanciasse. Ma l'avevo mezzo intuito che comunque la voleva passare dietro e sono andato sull'intenzione. Là, come ho detto prima, ci vuole più, anche più cattiveria e anche un po' più di fortuna, che magari un altro periodo entrava, però va bene così e pensiamo a domenica. Ecco, detto il mister, queste partite a volte si rischiano anche di perdere, no? Magari dopo un buon inizio, quindi alla fine è un punto che comunque si può prendere positivamente. Sì, sì, come infatti, come ho detto prima, è un punto guadagnato, perché queste partite rischi di perderle, quindi noi restiamo concentrati, uniti come sempre e pensiamo a domenica, che è una gara importante. Matteo, la partita oggi si era messa bene con il gol di Brunori, peccato per quell'imbucata e anche per le occasioni, no? Che l'Arezzo ne ha avute tante nel primo tempo. Sì, abbiamo fatto, diciamo, un gran primo tempo, forse uno dei meglio per occasioni avute, però ci sta, insomma, no? Non è che sempre hanno delle occasioni per forza di far gol. Poi nel secondo tempo è stata più una battaglia, che la Juve ha un po' migliorato anche la propria qualità di prestazione. Sì, è una squadra fisica, noi magari il secondo tempo Siamo calati magari nel palleggio, dai, e questo ha permesso magari che venissero fuori anche loro, però ci sta, insomma, la partita era anche difficile pensare di poter fare il secondo tempo alla stessa altezza del primo. Nel primo, tra l'altro, tu e Sala da quella parte gli avete creato diversi problemi. Sì, no, è stato il primo tempo, dai, abbiamo fatto un gran primo tempo, forse uno dei migliori, perché abbiamo tenuto tanto il pallone, l'abbiamo schiacciati, ripartivamo bene,